Allora, buonasera, bentornati qui a Terzo Tempo, il programma dedicato alla Lega Calcio a 8, semplicemente il torneo amatoriale più bello di Roma. Siamo qui per commentare questa terz'ultima giornata di campionato. Come vedete, non c'è Filippo Gherardi, che salutiamo, è rimasto a casa influenzato perché ieri sera ha pagato caro la trasferta all'Olimpico per vedere la sua Juventus, e mi sembra anche il minimo che dovesse pagare con questa influenza. Ovviamente io non sono da solo perché ho creato un buonissimo parterre di ospiti, perché sono qui con me a tornare a farci compagnia, ragazzi, dello studio Bonfiglio Immobiliari. Vado a presentare direttamente dalla mia sinistra con il presidente Simone, bentornato. Salve, buonasera, buonasera a tutti. E insieme a lui torna a farci compagnia anche il capitano dello studio Bonfiglio Immobiliari, ovvero Federico Mosca, bentornato anche a te. Ciao Marco e buonasera a tutti. Allora, studio al completo, manca solamente di presentare il nostro Michele Galella, che è in diretta per il match clou della serata, ovvero al C10, per darci tutte le informazioni sull'Aste Auca che affronta il Checco dello Scapigollo, che si gioca la vetta della classifica. Ciao Michele! Ciao a voi, ciao Marco, buonasera anche ai nostri ospiti in studio. La partita è cominciata da pochissimi minuti, ovviamente siamo ancora fermi sullo 0-0. Ora cerca un attacco, lo Steaua ha già recuperato il pallone, il Checco dello Scapicollo. Colgo l'occasione per darvi le formazioni che sono scese in campo, almeno durante questo primo tempo. Parto ovviamente dal Checco dello Scapicollo, che si schiera con un 3-3-1. In porta il numero 1, Davide Olivieri, poi Michetti, al suo fianco anzi Cortese, scusate, poi Buzzi, Galli, Cichella con in mano le chiavi del centrocampo, alla sua destra Michetti, alla sua sinistra De Simone, a supporto dell'unica punta Cola. Risponde lo Steaua 2005, lo fa con una formazione assolutamente aggressiva. L'otto titolare della formazione allenata da Monteanu. E cominciamo dal numero 1, ovviamente si tratta di Vladescu, in porta titolare confermato dopo le buonissime, anzi ottime prestazioni delle scorse giornate. Difesa a 3, poi con Esano al centro, Antoi a destra e Moldovan a sinistra. Davanti a Esano troviamo Tilinkia a dirigere appunto il centrocampo dello Steaua, a destra Jai, a sinistra Bud, davanti l'unica punta Vilku. È tutto per il momento, le due squadre sono ancora sullo 0-0. È stato pericolosissimo lo Steaua qualche secondo fa con una conclusione di Tilinkia. Per il resto non ci sono aggiornamenti. A te, Marco. Grazie Michele, ovviamente quando vuoi chiedici la linea e tornerai in diretta con noi. Allora, noi andiamo subito a vedere quelli che sono i risultati di questa settimana, che andremo a commentare insieme ai nostri ospiti. Grazie anche all'ausilio della grafica, andiamo a vedere dunque i risultati di questa 24esima giornata, che si aprono con il pareggio 1-1 tra il Mister Jeff e l'Eurobet. La vittoria degli Hammers 6-1 sul Professione Casa, 5-0 che con lo Scapicalo sul Global Service Ambiente, Studio Bonfiglio Immobiliare, Pizza Boom 1-2, FC8, Super Ciccio FC8 2-3, Lazio Calcio 8, calciovideo.com 2-1, Ragnatela Pub 1-6. Risultati che vanno così a configurare la classifica, che cambia in virtù di queste partite a 2 giornate dalla fine della regular season, con il Checco dello Scapicollo che resta in vetta alla classifica, 53 punti insieme al Super Ciccio, 48 per la Lazio Calcio 8, 45 per il Global Service Ambiente. Chiude il sestetto delle squadre che andrebbero a giocarsi i playoff, la Ragnatela Pub a 38 punti, 38 punti anche per il Mister Jeff, 35 per la Steaua, 2005, Pizza Boom a 30, Eurobet 29, 28 per gli Hammers, Studio Bonfiglio Immobiliare 26 insieme proprio agli Hammers. C'è un errore di grafica ovviamente, gli Hammers che sono a 28 punti, non insieme allo Studio Bonfiglio, e poi chiudono la classifica Professione Casa a 16 punti e calciovideo.com ultimo con 3 punti, che ha già salutato la Serie A. Io andrei subito a chiamare in causa il nostro presidente per un commento. Ormai siamo in chiusura di questa stagione, ti volevo chiedere ovviamente se sono più i rimpianti o i rimorsi per questa prima parte di campionato che vi ha condizionato così fortemente. Ma sicuramente abbiamo entrambi, nel senso abbiamo tanti rimpianti e tanti rimorsi, quelli che abbiamo magari rinforzato una squadra un po' troppo tardi, però comunque per fortuna, anzi a questo punto della stagione possiamo ancora dire la nostra giocando comunque dei play-out. Federico, dal punto di vista vostro, dei calciatori, il presidente, quando è venuto in trasmissione, eravamo ancora nel girone di ritorno, è stato molto duro, ha parlato di squadra addirittura scarsa. Evidentemente questa sfuriata non è servita. Dal tuo punto di vista, cosa è mancato quest'anno? È mancato che purtroppo siamo stati anche sfortunati perché
Noi siamo un gruppo ben collaudato, siamo saliti dalla Serie A2, abbiamo fatto il primo anno di Serie A lo scorso anno e abbiamo perso dei giocatori, è inevitabile. Da protagonisti anche lo scorso Da anno. protagonisti, e Matteo De Angeli, il primo che adesso è tornato, però abbiamo appesato l'assenza di un centrocampista centrale, Simone Cardelli che lo scorso anno ha fatto una grande stagione, per motivi lavorativi è andato fuori dall'Italia, quindi abbiamo perso anche lui. Abbiamo avuto tanti infortuni, Anche il tuo. e anche il mio, che ho saltato praticamente tutto il girone d'andata. E queste cose si pagano soprattutto in un torneo molto competitivo e soprattutto è salito molto il livello rispetto anche allo scorso anno. Sono salite due squadre che comunque adesso si giocheranno la vittoria finale, quindi fa capire il livello che è aumentato, è cresciuto. E quindi bene o male mettici un po' di sfortuna, mettici alcune incomprensioni con il mister, a livello di gruppo abbiamo perso uomini importanti e quindi queste cose le paghi e adesso siamo qui a giocarci playout. Presidente, dice bene Federico Mosca, sicuramente vi giocherete i play-out per stare in Serie A. Come cambiano le motivazioni da una squadra che nel giro di un anno si è passata a giocare gli eventuali play-off lo scorso anno ai play-out quest'anno? Le motivazioni sicuramente cambiano, il discorso però è quello che comunque adesso bisogna comunque rimboccarsi le maniche, reagire, non pensare a più quello che era lo scorso anno, ma andare avanti e pensare al futuro. E allora noi andiamo a vedere, passando dal futuro al presente, proprio cosa ha fatto la squadra del presidente Simone Bonfiglio nella gara della scorsa settimana, persa, come detto, contro il Pizzaboom, e noi torniamo tra pochissimo in studio. Buonasera dal centro sportivo Don Orione, lo studio Bonfiglio Immobiliare deve darsi una mossa se vuole agguantare la zona playoff. Il Pizzaboom invece è ancora in zona playoff a 8 punti, ma c'è l'Eurobet col fiato sul collo a una sola lunghezza di distanza. Va adesso Cavaniglia, il destro da lontano, attenzione, ci mette una pezza Merciaro e allora rilancia i suoi in avanti. Ancora sull'out di destra, ancora il numero 9, stasera sembra in serata, Cecati. Lancio lungo, Cavaniglia, attenzione, il colpo di testa. Allora può innescarsi il contropiede del studio Bonfiglio. Ancora in avanti, c'è spazio, non si chiudono le maglie. Il sinistro riesce a intervenire il portiere. Ancora per De Angeli, cerca di aprire la squadra avversaria. Ancora Gola sulla tre quarti, deve inventarsi qualcosa. Prova col sinistro, ma il pallone finisce alto. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, direttamente alla conclusione. Deviata, attenzione, un pericolo, ma nulla di che. Adesso sarà calcio d'angolo, va Daniele Rossi con il suo sinistro vellutato in mezzo e c'è la rete di Cavaniglia, proprio lui, scusate, anzi si trattava di Tiberi, di testa, viene colto in mezzo da Daniele Rossi e poi da lì non fa complimenti, il numero 8 si avventa sul pallone, duello con De Angeli, ancora Tiberi, lo vince, poi se ne va con il tacco, bello lo spunto di De Angeli che può andare in mezzo fino in fondo, ancora De Angeli, c'è spazio per il cross e c'è la rete pazzesca del Pizzaboom, ancora 2-0, lo spunto del numero 8 che va fino in fondo e poi con il tacco, nessun problema per l'attaccante Cavaniglia. E allora ancora in avanti il numero 6, appoggio lunghissimo. Attenzione, la difesa serve proprio il numero 13 che adesso la mette in mezzo. Occasione per lo studio Bonfiglio Immobiliare, ha provato di testa Gionta. Il numero 4 si prende campo, ancora in avanti, cambia tutto per Frollano, la mette in mezzo di prima. Attenzione, calcio di rigore per lo studio Bonfiglio Immobiliare. Un tocco di mano dopo il cross in mezzo di prima e adesso alla speranza De Angeli per accorciare le distanze. Tutto pronto per il corner, Matteo De Angeli spiazza Merciaro e accorcia le distanze. 2-1 per il Pizzaboom, adesso ci crede lo studio Bonfiglio Immobiliare a pochi minuti dalla fine. Tutto pronto per il calcio di punizione, c'è lo schema per De Angeli, il destro! Attenzione, mamma mia che conclusione di De Angeli, ha rasoiata. Adesso va a Tiberi, rimessa laterale, deve perdere a tempo probabilmente il Pizzaboom. Finisce adesso il match, Pizzaboom 2, Studio Bonfiglio Immobiliare 1. Attenzione, il Pizzaboom ha rischiato, ma 3 punti d'oro per obiettivi di qualificazione. L'incubo invece dello Studio Bonfiglio che dopo 2 vittorie trova una sconfitta pesante. Partita 2-0, sicuramente loro ci hanno avuto una botta d'orgoglio giusta, perché sono una squadra comunque simpatica e brava, poi sul campo loro in casa c'è stato il rigore che ha riaperto un po' la situazione, sono buttati in avanti noi stanchi perché sul campo grande, poi 9 contati, io mi sono fatto male, però stasera abbiamo Bomber Tiberi che
che ha fatto il gol e siamo contenti. Noi veramente non siamo contentissimi che vorremmo giocare per i playoff, però per il momento pensiamo a salvarci. Infortuni, molta sfortuna, tante partite dominate e poi perse alla fine per occasioni assolutamente sfavorevoli, però secondo me meritavamo i playoff per la stagione che abbiamo fatto e anche per il gioco che abbiamo mostrato durante l'arco dell'anno. Se i giocatori giocano sempre e non si infortunano, che dobbiamo dire? Giochiamo bene, abbiamo fatto oggi due bellissimi gol contro una grandissima squadra. Io mi meraviglio, noi siamo l'ottavi e loro sono penultimi, i terzultimi, non ci credo una cosa del genere, abbiamo incontrato squadre molto più scarse di dello studio Bonfiglio. E allora incetta di complimenti per lo studio Bonfiglio, ma noi torniamo in diretta dal Ceriaci perché c'è un aggiornamento con Michele Galella. Sì Marco, per segnalarvi qui al Ceriaci il gol del vantaggio per il Checco dello Scapicollo. È stato il numero 10, il fantasista Cichella, sugli sviluppi di un calcio di punizione, oltretutto battuto proprio dallo stesso Cichella, che poi è andato a raccogliere la ribattuta sulla barriera e ha depositato in rete un sinistro micidiale su cui non ha potuto far nulla l'estremo difensore dello Steaua. C'è stata comunque la reazione della formazione di casa, lo Steaua ovviamente è venuto fuori come spesso gli capita, anzi prima di andare sotto e poi trovarsi a recuperare partite incredibili, partita assolutamente viva, molto piacevole, ribaltamenti di fronte da una parte e dall'altra. Per il momento è tutto, in attesa di potervi dare altri aggiornamenti. Grazie Michele, come sempre hai la priorità qualora cambiasse ancora il risultato. Torniamo in diretta, ovviamente non c'erano vostre interviste perché sapevamo che sareste stati in studio. C'era l'editto bulgaro, dice giustamente Federico Mosca, editto bulgaro che però non c'è stato per quanto riguarda i vostri avversari, vi hanno detto anche squadra simpatica, siete d'accordo? In campo insomma. Perché facciamo ridere. Probabile. Anche un po' di sarcasmo, però ecco insomma questa partita forse di simpatica ha avuto ben poco, un 2-1 molto tirato contro una squadra forte come il Pizza Boom, forse la squadra che più ha deluso insieme a voi in questa stagione. Cosa è mancato per vincere questa partita, Presidente? Probabilmente i tiri in porta, perché a parte il calcio di rigore, forse un'altra azione su un colpo di testa venuto un po' per caso e la punizione di De Angeli sul finale, per il resto non abbiamo praticamente mai tirato. Con Federico io andrei a commentare l'andamento della vostra squadra che noi abbiamo preparato in grafica negli ultimi due mesi, tra febbraio e marzo, perché la vostra squadra, al di là di risultati molto molto clamorosi come la vittoria pirotecnica 6-1 contro il Checco dello Scapicollo, poi ha anellato una serie di risultati negativi, ovvero le sconfitte contro diciamo le squadre che farebbero parte dei playoff contro il Mister Jeff e il Lazio e Calcia 8, poi va a prendersi questa striscia positiva di vittorie con Calcio Video, con il Professione Casa, nel quale probabilmente avete dato il colpo di grazia alla squadra del Presidente Forgione per tornare probabilmente in Serie A2, la vittoria contro la sconfitta squadra con il Pizza Boom e poi quello con il Global Service Ambiente. Quello che stupisce è che comunque al di là dei tanti gol, la vostra è una squadra che ha segnato tanto, tranne che col Pizza Boom. È così, perché era la partita della verità però, perché noi abbiamo fatto una rincorsa, abbiamo sempre arrancato in classifica, ci siamo ripresi perché con gli innesti, come abbiamo detto anche prima, abbiamo ritrovato un po' dell'unità che avevamo lo scorso anno. Però quando ti trovi sempre a rincorrere, bene o male poi arrivi alla partita decisiva contro Pizza Boom, e dove devi vincere per forza e capita magari una giornata storta. E pesano soprattutto, sto vedendo le statistiche, i 70 gol complessivi raccolti dallo studio Bonfiglio rispetto alle 8 vittorie. Però noi abbiamo preparato anche delle clip video, andiamo a vedere dunque gli episodi salienti di questa gara. Il primo credo sia anche abbastanza simpatico, eccolo qui, il gol di Tiberi, e c'è l'esultanza, eccola qui, andiamo ad inquadrare, eccola qui. Presidente, a chi è rivolta questo? Non credo a voi. No, voglio sperare di no. Spero ovviamente di no, insomma, sarebbe un gesto veramente poco educato. Sembra che dovrebbe essere stato indirizzato a qualcuno sugli spalti che stesse gufando, diciamo, i ragazzi del Ragnatela che stavano gufando proprio il Pizza Boom. Però, Federico, questo gol sul calcio d'angolo arriva da uno svarione. Insomma, avete concesso questo calcio d'angolo con una che poi era rimessa sulla centrata in gioco all'inizio del secondo tempo, quindi meno male una centrata abbastanza lenta, respinta in maniera errata dal nostro difensore.
prendi il calcio d'angolo, prendi gol, dopo un minuto prendi il secondo. Che è un po' lo specchio della stagione. Cioè, insomma, in un minuto prendi due gol nella partita decisiva. Sono episodi che pesano, insomma, non puoi regalare nulla. Ecco, la stagione, forse la fotografia, ecco, in quel minuto dove abbiamo preso due gol nella partita decisiva contro Pisa Boom. Così come è stato decisivo questo di episodio, ovvero l'episodio del calcio di rigore, che farei commentare ad entrambi, prima al Presidente e poi a Federico, eccolo qui, ci sono pochissimi dubbi. Presidente, lei come l'ha visto? Io ho visto un calcio di rigore, ovviamente, sembra proprio che la spinge verso il portiere con la mano, poi comunque l'arbitro, penso che la partita, insomma, a parte questo episodio, abbia arbitrato abbastanza, sì, arbitrato molto bene, molto Federico, bene, cioè, siamo un po' distanti come riprese, anche un po' le spalle, però anche le proteste non mi sembra ci siano state. No, non protesta neanche, quindi secondo me c'è un intervento maldestro del difensore del Pisa Boom e credo ci sia il rigore, insomma. Il rigore battuto da De Angelis, Federico, da De Angeli, Federico? Chiedo alla regia se magari ce lo può rimandare un secondino. Beh, è lasciato a lui l'incombenza. È uno specialista, lui da quando è tornato lo scorso anno ogni tanto ci dividevamo le battute. Da quest'anno è tornato, se si sente di calciare, insomma, lo ha fatto sempre bene e quindi non c'è un rigorista designato. Lo scorso anno ci dividevamo le battute, quest'anno ha iniziato lui da quando è tornato e ha sempre fatto gol ed è giusto che continui lui. Presidente, ritorna De Angeli a metà stagione con questo scambio con Aquino che ha avuto anche diverse, insomma, storie da copertina. Questo ragazzo quanto pesa nell'economia della squadra e quanto è pesato perdere un attaccante che poi, insomma, è importante anche per la Lazio Calciotto come Aquino? De Angeli, il suo rientro è stato un rientro comunque fondamentale perché un perno così del centrocampo a noi fondamentalmente ci mancava. E la cessione da Aquino, comunque avevamo Dario Nappi che fino a quel momento aveva fatto 12 gol, poi il grave infortunio che ha subito non era preventivato, ecco, quindi pensavamo di acquistare De Angeli, ritorno comunque Nappi a tutti gli effetti, probabilmente avremmo sognato qualcosa in più. Avreste sognato qualcosa in più. Noi su queste parole passiamo al prossimo servizio che sicuramente era il match più atteso della settimana, ovvero lo scontro al vertice tra il Checco dello Scapicollo e il Global Service Ambiente che si giocavano alla vetta della classifica. Tra poco. Tre giornate dalla fine della regular season si gioca la prima delle tre finali per aggiudicarsi la vittoria della regular season tra Checco dello Scapicollo e Global Service Ambiente. Buonasera dalla Stella Azzurra. Contropiede del tiro centrale di Cichella, respinto dal portiere, poi ancora l'azione che prosegue con il Checco dello Scapicollo in zona d'attacco. Ancora la manovra dalle retrovie del Checco dello Scapicollo, pallone perso, se va a Quadrini, palla al piede, entra in aria, la conclusione e il vantaggio improvviso del Checco dello Scapicollo. Quadrini approfitta di un errato disimpegno della difesa biancorossa, entra palla al piede col mancino in area di rigore, scaglia questo sinistro raso terra che sigla così l'1-0 per il Checco dello Scapicollo qui alla Stella Azzurra. Era di Quadrini, scusate, ora Capolei prova l'affondo, palla per Cichella, è un po' largo, deve rincorrere il numero 10, rientra col destro, carica la conclusione, pallone che sibila, tutto pronto, parte Cosmi, la rincorsa, arriva la conclusione sulla barriera sporcata e spreca un'occasione incredibile, Seferi Glaux praticamente sulla linea di fondo. Parte Tommaso d'Anversa, la conclusione, la respinta eccezionale di Molon. Pallone sbagliato, ora il capitano libera per Tommaso d'Anversa, lo scambio con Seferi Glaux, uno contro uno Glaux, se ne va in velocità, prova la conclusione, Molon centrale, non ci sono problemi per lui. Ancora calcio d'angolo per Checco Scapicollo, è uno schema fuori per Cortese, la conclusione! E c'è il raddoppio del Checco dello Scapicollo, schema su calcio d'angolo, pallone ad uscire perfetto per Cortese, col mancino l'ha messo sul secondo palo dove Daniele Gabriele non poteva proprio arrivarci, dunque raddoppio. Si riparte la Stella Azzurra, la conclusione di Cichella dalla distanza fuori misura, anche lui la mette giù con qualche difficoltà, poi Parroni deve girarsi con qualche disimpegno di troppo, ancora Parroni, serie di numeri, è un gol eccezionale di Parroni, fa tutto da solo, quando sembrava aver perso il pallone, la coordinazione, tira fuori questo sinistro perfetto che colpisce il palo e si deposita alle spalle di Daniele Gabriele per la terza volta. Ora Cichella porta palla centralmente, scambia con
Cortese alza la testa, il difensore serve Krasimi, ancora di petto, mette movimento Parroni, buon inserimento numero 13, prova la conclusione, Krasimi! 4-0 alla Stella Azzurra, chiude il match, il checco dello Scapigollo, 1-2, devastante il pallone di Parroni centralmente per Krasimi, che deve solamente deviarlo alle spalle di Daniele Gabriele, che lo raccoglie per la quarta volta nella propria rete. Parte Cichella con il destro, la conclusione raso a terra, palo e palla che resta lì, clamorosamente resta. Cortese se ne va a palla al piede lui, serve Cichella, l'apertura ancora per il terzino che se ne va lungo la fascia, però il cross, palla prova il numero 11, prova una serie di palleggi, palla che resta lì, la conclusione! E arriva anche il quinto gol del Checco dello Scapigollo, fa tutto benissimo in Ardecchia che riceve questo pallone in aria, serie di palleggi in attesa che il proprio marcatore gli lascia il tempo giusto per calciare questo siluro di destro. Cosimi arriva ora al triplice fischio, il Checco dello Scapigollo vince 5-0 con il Global Service Ambiente, si porta a casa la prima delle tre finali che l'aspettano qui alla fine di questa regular season per confermarsi campioni in carica e accedere poi ai playoff. Per il Global Service Ambiente invece la terza sconfitta consecutiva. 5-0 è secondo me un risultato un po' bugiardo, perché comunque noi abbiamo creato molto, però oggi non siamo riusciti a buttarla dentro, quindi i 5 gol mi preoccupano queste tre sconfitte che purtroppo non ci possono più permettere di stare lì tra le prime due, quindi dovremo giocarcela poi per i playoff, insomma. Sapevamo che stasera vincevamo, eravamo matematicamente nei playoff, quindi devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una dimostrazione di forza e di carattere. Logicamente un merito anche al mister, sennò questo mi si dimette. Sono tre punti, però sono tre punti che valgono doppi, perché comunque lui dice nei playoff siamo matematicamente in semifinale per adesso. E noi restiamo in tema, Checco dello Scapigollo, ci colleghiamo con Michele Galella perché c'è un aggiornamento. Sì, è arrivato anche il secondo gol per gli uomini in arancio stasera, proprio dai piedi del numero 10, sempre lui, Cichella, doppietta personale, stavolta col mancino, una conclusione imprendibile da fuori area, sfruttando al meglio l'inserimento senza palla del proprio compagno di squadra, il numero 5 Cortese, e Steaua 2005 che sembra aver accusato leggermente il colpo, anche se ora si è messa diciamo in una situazione ideale per lo Steaua, che quando è sotto poi spesso trova le giuste motivazioni e riesce a tirar fuori il meglio. Vedremo come si evolverà ora quello che rimane di questo primo tempo. Ormai per ora il Checco dello Scapigollo sta legittimando il doppio vantaggio. A te Marco. Grazie Michele, noi torniamo in studio. Federico, hai visto queste due squadre che si giocheranno comunque i playoff. A microfoni spenti mi dicevi che vedevi meglio sia Super Ciccio che Checco dello Scapigollo. Cosa manca al Global Service Ambiente, che sono due stagioni consecutive che fa molto bene la regular season e poi va scemando nella parte finale del campionato? Allora, stiamo parlando sempre di grandissime squadre, quindi però una griglia di partenza, ti ho detto che secondo me Checco per le qualità tecniche e Super Ciccio per l'organizzazione mi hanno fatto una maggiore impressione rispetto al Global. Noi l'abbiamo affrontato anche ieri e non ci giocavamo più niente, però comunque ho visto una squadra che non è così, secondo me, a livello del... Scusa Federico, c'è ancora un aggiornamento, torniamo da Michele Galella. Sì, terzo gol per il Checco dello Scapigollo a coronare un primo tempo da incorniciare per gli uomini di Ciro Bardelloni. Stanno veramente dominando in lungo e in largo ormai in questa prima fase di gara. È arrivato anche il gol di Ervin Cola, che ha sfruttato una ribattuta corta del portiere Vladescu, non proprio impeccabile in questo caso, ma francamente il terzo gol ci sembrava quanto mai maturo. Ora c'è una nuova offensiva del Checco dello Scapigollo, ha recuperato il pallone Tilinka e l'ha restituito a Bud va da Moldovan preferisce cambiare gioco sull'auto di sinistra. Nel frattempo è entrato anche Stegaro, che ora ha il pallone tra i piedi, recuperata la sfera da Galli che libera il pericolo. 3-0 quindi al Ciriaci, per il momento è tutto, a te la linea Marco. Grazie Michele, finalmente siamo riusciti a prendere il collegamento live sul gol, non c'è nessun servizio a disturbarci. Federico, dicevi di queste tre squadre che partono un pochino davanti agli altri. Per completare il quadro c'è la Lazio Calcio 8 e questa Ragna della Pub, che per la prima volta accede ai playoff. Come le hai viste queste due squadre, che hai affrontato entrambe?
Allora, la Ragnatela ce la portiamo dalla Serie A2, abbiamo fatto anche la finale con loro. Loro sono un gruppo, giocano sempre solo gli stessi, hanno Morezzi che è di un livello superiore, secondo me forse il centrocampista centrale più forte della Lega, secondo me. E si muovono molto bene e la Lazio mi ha impressionato perché... È una matricola, ricordiamo. È una matricola, è salita addirittura Super Ciccio anche l'altra matricola, insomma sono... più che matricole, insomma, perché comunque bene o male sono delle ottime squadre. Sono queste che hai detto, Lazio e Ragnatela, sono delle outsider, non hanno nulla da perdere, quindi in una logica playoff potrebbe essere l'arma vincente, perché comunque quando hai fatto più del dovuto, perché nessuno si aspettava magari all'inizio della stagione di trovarle lì su, e hai un'arma vincente in una partita magari ad eliminazione diretta dove puoi fare la differenza, anche i dettagli possono fare la differenza e quindi magari andare avanti. Presidente Simone, passando in questo ping pong tra playoff e playout, i vostri prossimi avversari saranno proprio la Steaua che sta giocando questa sera con il Pizza Boom. Noi abbiamo preparato una grafica che mostra un po' l'andamento delle ultime 4-5 settimane di questa squadra, eccola che arriva subito in sovraimpressione grazie anche all'aiuto della nostra regia. La sconfitta 4-0 con gli Hammers, che Federico diceva a microfoni spenti sempre che vorrebbe evitare di affrontare nei playoff, evidentemente non c'è questo pericolo. La vittoria 4-0 a tavolino con il calciovideo.com, la prima volta che la squadra non si è presentata in campo, ancora la vittoria con l'Eurobet e la sconfitta poi con Mr. Jeff, la vittoria ancora con l'FC8 scontro diretto e infine la vittoria con la Ragnatela Pub. Presidente, la Steaua quest'oggi in caso di sconfitta avrebbe poco da chiedere all'ultima giornata di campionato e tutto sommato per voi potrebbe essere anche un leggero vantaggio. Sì, è anche vero che comunque anche noi avremmo ben poco da chiedere perché comunque non cambierebbe la nostra classifica e magari può essere una partita, diciamo, una sorta di amichevole per fare un'eventuale prova play-out. Eccola qui la classifica che ci viene incontro, detto che calciovideo.com e Professione Casa probabilmente ci lascerà anche Professione Casa in serie A2, gli eventuali scontri playoff che potrebbero andarsi a configurare anche alla luce della classifica aggiornata, che non è questa perché lunedì si sono giocate le gare, potrebbe essere proprio un eventuale Studio Bonfiglio Immobiliare contro l'Eurobet e un Hammers contro appunto la Steaua addirittura credo o il Mr. Jeff. Presidente, tra Mr. Jeff ed eventualmente le altre due contendenti che sono appunto mi sono perso la grafica, che sono l'Eurobet e gli Hammers, c'è un avversario che vorrebbe evitare come ha detto Federico gli Hammers? Bah, io prevalentemente volevo evitare i playout e questo è fuori di dubbio. Poi ovviamente sono 100 minuti in cui bisogna giocarsela indipendentemente da chi c'è, se Hammers, Eurobet o chiunque sia, insomma. Rimanendo sempre in tema di playout, ma anche di playoff, c'è stato questo testa coda della classifica nella scorsa settimana, ovvero le immagini che andremo a vedere sono riferite proprio a questo scontro tra l'FC8 e il Super Ciccio, che si giocavano ovviamente posizioni ben differenti in campionato. Noi torniamo tra pochissimo. Tre giornate alla fine della regular season, ogni punto, ogni minuto inizia a diventare pesante, quasi quanto una stagione. Buonasera e bentrovati dalla Stella Azzurra, buonasera e bentrovati da FC8. Super Ciccio è riscesa al secondo posto dopo la vittoria netta ieri sera del Checolo Scapicollo contro il Goma, ma attenzione subito Super Ciccio, conclusione col sinistro e c'è il gol! Dopo neanche un minuto di gioco passa in vantaggio la compagine biancorossa. Ha segnato Princi Galli, 1-0 alla Stella Azzurra, Super Ciccio subito in vantaggio. Tornerebbe in testa la classifica e blinderebbe di fatto anche un posto tra le prime due. Attenzione, i pali di palla al centro, ma c'è il pareggio dell'FC8. Inizio scoppiettante alla Stella Azzurra, uscita a vuoto del portiere Boni. Il Polidi sul secondo palo ha messo al centro per il numero 2 Corona, che da meno di un metro dalla linea di porta ha depositato la palla in rete. Palla per Giannini, che apre per Bianchi. Bianchi sbaglia l'appoggio, palla per Avanzo, conclusione con il destro! Diagonale fulmineo, ma ancora un regalo della difesa dell'FC8 con Bianchi che di fatto lascia il pallone Avanzo, che prende la mira e fulmina Bastesin per il gol del 2-1. Interviene Pantaloni, manda la sfera in fallo laterale di Vincenzo con le mani.
sponda di corona ancora per Nunzi, intervento da sotto, intervento dubbio su Nunzi in uscita del portiere Boni. Conclusione col sinistro, la palla che termina all'angolino di Vincenzo. Conclusione col mancino sui sviluppi di una rimessa in gioco di Vincenzo, ha preso la mira, ha fulminato Boni. Grandissimo gol di Vincenzo, torna in parità l'incontro alla Stella Azzurra, 2-2 tra FC 8 e Super Ciccio. Ancora Principalli si accentra, scarica per Martino, conclusione col mancino e questa è una prodezza di Bastesin. Si riparte quindi qui alla Stella Azzurra per il secondo tempo della sfida tra FC 8 e Super Ciccio. Prima frazione si è conclusa sul parziale di 2-2. Dietro per Lanzi, 1-2 ancora con Pantaleoni, ancora Pantaleoni, serie di dribbling, Pantaleoni fino al limite dell'aria, apre sulla sinistra per Martino, conclusione col mancino, la palla rimane là, si salva in qualche modo l'FC8, salvataggio sulla riga di Nunzi, la palla ancora viva, conclusione col mancino di Principalli, si alleggerisce non poco. Mazzesi, ancora Mazzesi, pensa al tiro, lo prova ed è un grandissimo gol di Mazzesi. Da 3 minuti in campo si è coordinato pur cadendo e ha spedito la palla all'angolino. Grandissimo gol, tanto per cambiare di Mazzesi. Super Ciccio torna di nuovo in vantaggio. Anche Bastesi nell'area di rigore, parte Mellaro con il destro, conclusione respinta dalla barriera e su questo tentativo finisce la partita. 3 gol per il Super Ciccio, 2 per l'FC8, ma soprattutto 3 punti per il Super Ciccio che blinda ormai virtualmente un posto tra le prime due di questo campionato di Serie A. E torniamo in diretta, eccoci qui, ci eravamo leggermente distratti a seguire la classifica dopo le immagini riferite ad FC8 e Super Ciccio, la vittoria della squadra che al momento è in testa alla classifica insieme al Checco dello Scapigollo, e commentiamo insieme ai nostri ospiti gli episodi di questo match che sono molteplici, partendo da un presunto fallo di mano di Nunzi, di Boni, un presunto fallo di Boni su Nunzi, eccolo qui, non c'è stato l'assegnazione del calcio di rigore. Io partirei direttamente con il giro di opinioni, prima con Federico e poi con il presidente Simone Bonfiglio. Secondo me non c'è rigore perché è vero che lo prende e tocca prima il pallone il giocatore, soltanto che la palla era secondo me persa e poi cerca un po' il contatto. Io non fischierei, insomma, ha fatto bene a non fischiare, secondo me. Presidente? Non lo so, perché comunque l'anticipa. Lo so, è già in caduta, mi sembra, tutto qui. Quanto si sarebbe arrabbiato se non gli avessero dato questo calcio di rigore? Anche io mi sarei arrabbiato. Abbastanza, direi. Abbastanza tirato, direi. Abbastanza andando sul molto, devo dire. Proseguiamo con i nostri episodi e parliamo di portieri, perché ovviamente arriverà anche la clip, prima o poi la faremo anche con le migliori parate, e sicuramente questa potrebbe essere una delle candidate, la parata di Bastesin su questo tiro da fuori aria, a mano aperta. Presidente? Questo è un gran portiere, io ho sempre detto, ho sempre sostenuto questa cosa. Secondo portiere storico della Lega Calcio. Portiere comunque storico, ma veramente un gran portiere. Io ho visto fa anche contro di noi in altre partite che ho visto, che magari giocavano dopo, veramente delle ottime parate, veramente un ottimo portiere. Sì, Federico? Confermo, perché è stata una parata anche più difficile da quello che si vede, perché lui sta andando sulla sua sinistra, quindi sta andando dall'altra parte, quindi con la mano di richiamo alla destra ha un ottimo riflesso, insomma fa una grande parata secondo me. E io vi anticipo che invece questa settimana Bastesin ha fatto davvero dannare Gianni Ravasso, perché ha imbeccato una partita davvero negativa con l'Eurobet, si porta sulle responsabilità almeno 2 reti nella sconfitta con l'Eurobet, ma questo insomma è un'anticipazione. Chiudiamo con gli episodi riferiti a questa gara con questo gol di Mazzesi, e lo farei commentare uno specialista dei gol da lontano, ovvero Federico Mosca. Beh, ma Mazzesi ci ha abituato insomma a delle grandi perle quest'anno, è un gran giocatore, l'ho conosciuto quest'anno, è un gran capitano, da difensore centrale ha fatto non so quanti gol, me lo dicevi, 20 gol quest'anno. 20 gol insomma, quindi è capitano, miglior marcatore. Allenatore in campo, lo aggiungo io. Allenatore in campo, come aggiungi te, è un gran giocatore, insomma, gli faccio i complimenti perché questo è un grande gol, sta anche cadendo, come si vede, quindi anche il coefficiente di difficoltà è anche aumentato. Io chiederei alla regia, se è possibile, di far commentare al presidente Simone Bonfiglio il gol invece del suo capitano di qualche settimana fa, ovvero di Federico Mosca, un gol
incredibile che abbiamo visto, credo, 3 o 4 settimane fa, che lo prendiamo proprio dalla Goal Parade. Eccolo qui, credo che, eccolo qui, direttamente dalla propria area di rigore. Un gol pazzesco, incredibile, sembrava che quella palla non scendeva mai, invece poi è scesa, è rimbalzata sulla linea di porta. Un gol fantastico, uno sicuramente dei più belli che mi rimarrà veramente nel cuore, poi fatto dal capitano. Dopo questo posso anche smettere, quindi. Federico, no. Non smettere, anche perché manca ancora una giornata per eventuali play-out che il presidente non te lo potrebbe concedere. Ci hai tirato, Federico? Ci ho tirato, anche se tu non ci credi, me l'ha confermato anche Filippo, adesso faccio la spia. E come gli ho detto a lui, ci ho provato, è normale che su 100 volte una volta va in porta e 99 finisce con un piccione steso in porta. E ci ho provato, insomma, sono di quelle volte che tu ci provi, va tutto bene, è stata una giornata fantastica perché abbiamo battuto 6-1 che con lo Scapicollo, che non aveva mai perso così. E insomma, c'è riuscito tutto, insomma, in quella volta. Poi tra l'altro vedevo coefficiente di difficoltà altissimo, perché tu non tocchi neanche il pallone, calci direttamente. Io calcio di punta, perché per fortuna ho passato nel calcio a 5, che ogni tanto l'ho fatto anche contro calcio video la scorsa settimana, mi capita spesso di calciare di punta, mi sono rimasti dei retaggi da calcio, del calcio a 5. Sì. E dei retaggi molto fortunati abbiamo visto. Rimanendo in tema di bei gol, andiamo a vedere con l'aiuto della grafica la classifica dei marcatori aggiornata a questa settimana, non alla luce del gol di Federico Mosca, ma bensì a quello di Mazzesi, abbiamo visto poc'anzi. Eccola qui la classifica a marcatori. Resta in testa Andrea D'Avello con 25 reti, anche se il bomber del Mr. Jeff si è bloccato da alcune settimane. 21 per Tommaso D'Anversa, 20 per Striani, Mazzesi e Bettinelli. Enrico Stornelli a 19, 18 per Ippoliti dell'FC8, 18 anche per Maramao, 17 per Ferrante, Morezzi e Nardecchia. Chiudono 16 gol per Marian Vircu, 15 per Stegaru e 15 anche per Principalli. Noi di corsa andiamo di nuovo al C10 perché Michele Galella ha degli aggiornamenti per noi. Sì, sembrava essere un secondo tempo da vestaglia e pantofole per il Checco dello Scapicollo, così non è invece. È arrivato puntuale il 3-1, Capitan Tilinka, la solita conclusione dalla medio-lunga distanza a riaprire un match che francamente ci sembrava aver perso di intensità. Un Checco dello Scapicollo a difesa del triplice vantaggio, lo Steaua che non riusciva ad imprimere la propria impronta al gioco offensivo soprattutto. Invece tutto è cambiato con la conclusione dalla lunga distanza del numero 5, il capitano Tilinka. Quindi rimaniamo in attesa, vediamo se ci sarà la famosa reazione tipica d'orgoglio dello Steaua 2005. A te Marco. Grazie Michele. Presidente, la Steaua, come dimostra questa partita, è un avversario che va sempre preso con le molle. Come la state preparando questa gara, che comunque appena iniziata la settimana avete del tutto 7 giorni per prepararla? Ma sicuramente ci stiamo concentrando, stiamo ripassando qualche schema che vorremmo poi eventualmente presentare ai play-out, che è arma segreta per poter passare il turno. Molto segreta. Molto segretissima. E quindi niente, stiamo preparando così. Certo, è una partita comunque, secondo il risultato con il quale lo Steaua terminerà stasera, poi insomma ci saranno un po' degli animi sicuramente diversi rispetto a quello che potrebbe essere una partita dell'ultima giornata di campionato. Beh, sicuramente più rilassati, insomma, no? Loro, se verrà confermato il risultato, sono fuori dalla corsa playoff e salvi matematicamente. Salvi. Noi siamo obbligati ormai al playout, dobbiamo soltanto capire chi sarà il nostro prossimo avversario. Sarà un'occasione più per noi, loro per i saluti, noi per prepararci a quella che sarà la doppia sfida che serve per salvare una stagione. Presidente, lei parlava di mosse segrete e schemi, io mi permetto di darle un suggerimento facendole vedere questo schema messo in atto dal Checco dello Scapicollo nella gara che abbiamo visto poco fa. Eccolo qui, era lo schema calcio d'angolo per il difensore centrale Cortese. È uno schema, come diceva Federico prima, il colpo di punta, anche questo è un po' da calcio a 5, sì. Giocatore che esce alle spalle, può è essere vero. Replicato per voi? Avete dei calciatori mancini di questo tipo? Fuoco, forse fuoco, ma il problema è che loro sono Checco, noi siamo Studio Bonfiglio e questa è una grande differenza. Federico,
Beh, lo schema è riuscito alla perfezione, poi devi avere anche gli interpreti giusti, ma al di là di tutto, insomma, è uno schema che soprattutto allo Stella Azzurra può avere una buona efficacia perché il campo è piccolo, quindi si sono schiacciati tutti e si può provare una cosa del genere. Naturalmente in campi più grandi, secondo me, riesce meno, oppure devi indovinare meglio il tiro. Perché... anche, insomma, l'aggiungo io, ottimo lo schema, anche Tommaso Anversa si scorda completamente il difensore e va a calciare da solo. Su queste immagini passiamo alle prossime, andate a vedere il prossimo di servizio che è riferito alle immagini del match tra la Lazio Calcio 8 e il calciovideo.com e noi torniamo sempre qui in diretta con gli ospiti dello studio Bonfiglio Immobiliare, a tra poco. Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio 8, un cordiale saluto che vi giunge dalla Stella Azzurra dove sono entrati in questo istante in campo i calciatori di Lazio e calciovideo.com che a breve daranno vita a un incontro valido per la 24esima giornata della regular season. Può far ripartire l'azione, gioca a Bozzetto per Lana, lavora col fisico Lana, viene messo a terra, sembra voler andare Bozzetto che scarica il destro e trova il gol del vantaggio della Lazio, capitan Bozzetto colpisce ancora dopo aver segnato il gol della vittoria settimana scorsa allo Sport City contro il Professione Casa, colpisce anche questa sera da calcio di punizione disegnando una traiettoria che va a insaccarsi sotto l'incrocio dei pali. Difficoltà dettate da tanti fattori che hanno penalizzato in questa stagione i calciatori in maglia gialla. Attenzione ora alla Lazio che attacca sulla sinistra, c'è Lana che scarica per Vitacolonna, Fratini si oppone, attenzione ora alla Lazio che va a guadagnare un calcio di punizione con Botti. Ah, accanto a sé anche Bozzetto che potrebbe ricevere il pallone. Rizzo alza un pallone deviato, salva sulla linea il calcio video e c'è il raddoppio e rovesciata della Lazio con Crisafulli che si coordina magistralmente sulla ribattuta sulla linea della difesa del calcio video e si coordina andando a eseguire una spettacolare rovesciata che quindi vale il 2-0 della Lazio. Tante volte in questa stagione, attenzione ora però torniamo ancora con Del Sio che prova il mancino. Di nuovo collegati dalla Stella Azzurra dove sta per iniziare il secondo tempo dell'incontro valido per la 24esima giornata di campionato tra Lazio e Calcio Video. Il KO del Global Service contro il Chievo, attenzione ancora un errore, Lana destro, para Fratini, miracoloso. Si riprende a giocare alla Stella Azzurra con la Lazio che attacca, attenzione a Rizzo, prova la conclusione col mancino e Fratini alza sopra la traversa, si mantiene in avanti a dispetto di un risultato di una classifica, attenzione alla girata, poi ancora Striano, c'è il gol del calcio video sulla carambola, riesce Striano a coordinarsi per la girata col mancino che inganna un bombardiere che forse è disturbato anche dalla mischia generata in area di rigore, non vede partire il tiro che lentamente si insacca alla sua destra, va da Bozzetto, bene Bozzetto per Spano sulla destra, attenzione alza la destra, la mette in mezzo tesa e poi Peretta sfiora nuovamente l'autogol. Il pallone tra i piedi di Rizzo però che scambia proprio con Bozzetto, una serie di 1-2, Bozzetto si gira col destro e poi Lana. Dall'altra parte Peretta, ma c'è il fischio finale di Tichetti che decreta la fine dell'ostilità alla Stella Azzurra, non senza soffrire. La Lazio piega per 2-1 il calcio video. Questa sera è stata per noi un'ottima partita, pure se abbiamo perso, però ce l'abbiamo messa tutta, il risultato 2-1. Allora, il fattore base che ci ha reso difficile tutta la competizione è stata l'assenza del portiere. E per tutto il campionato non abbiamo avuto un portiere fisso, non abbiamo cambiato i 7-8 dei portieri senza trovarne uno adatto al campionato. Anche se siamo ormai rassegnati a fare la 2, noi ce la metteremo tutta per poter ritornare in Serie A. Sarà molto difficile, però ci proviamo. Ci proveranno i ragazzi del calciovideo.com a tornare subito in Serie A la prossima stagione, chi invece ha trascorso un anno da autentici protagonisti sono i ragazzi della Lazio Calcio 8 che hanno portato a casa 15 vittorie con un ruolo di marcia molto simile alla vetta della classifica perché Checco lo Scapicollo così come il Super Ciccio ne hanno 16. Ti aspettavi una Serie A che quest'anno potesse avere uno step così alto, presidente, con due squadre neopromosse che si vanno a giocare rispettivamente playoff e la vittoria della regular season? Obiettivamente no. Però mi rendo conto che ad oggi i risultati a mano e classifica a mano
Le squadre sono quasi tutte quante rinforzate, ma poi è evidente, cioè, due squadre che vengono dalla Serie A2 si ritrovano una seconda in questo momento e l'altra quarta, mi sembra. A livello molto organizzate, molto organizzate tutte e due. In modo pazzesco. La differenza secondo te, sì, Filippo, scusa, era una recrudescenza del nostro Gherardi, che intanto salutiamo, che sicuramente ci sta seguendo da casa. Dicevo, Federico, è l'organizzazione che fa la differenza in questa Serie A? Fa soprattutto l'organizzazione, fa la differenza. Poi naturalmente stiamo parlando che se metti in campo dei valori tecnici al di là della norma, e puoi permetterti anche di non avere una grandissima organizzazione, però questo è un buon spot per la Serie A, perché se si è organizzati puoi arrivare in alto. Se si è organizzati e ci sono gol importanti come quello che stiamo per andare a vedere di Bozzetto su calcio di punizione, sicuramente i risultati saranno quelli positivi che sta inanellando la Lazio in questa stagione. Federico, riprendo da te, questo è davvero un signor gol. È veramente un bel gol, perché la piazza ci prova e va pulita nel 7, quindi fa un gran gol. Questa è organizzazione ma anche tecnica, insomma. Presidente, a lei chiederei invece di commentare questo gesto tecnico di Crisafulli, che invece è completamente tecnico, perché è proprio una rovesciata perfetta. Poi mi sembra lui un difensore, no? Sì. Difensore, rovesciata veramente perfetta, la schiaccia proprio. Complimenti. Federico, cosa passa? Ha faticato un po' a rialzarsi dopo, però, fa un gran gesto tecnico, però secondo me un po' lo rimpiance. Il terreno della stella azzurra è abbastanza... Ti voglio chiedere, cosa passa nella testa di un calciatore quando vede arrivare un pallone così invitante? Cioè, è più la paura magari di fare una figura un po' edificante o la follia di provarci ugualmente? No, la follia di provarci ti torna in mente quando eri magari un po' più bambino, e quindi quando provavi qualsiasi cosa sono gesti che ti... non è che ci puoi pensare troppo. Quando ti viene una rovesciata del genere ci pensi neanche una frazione di secondo, vai e ci provi. Poi come è riuscita anche a Crisafulli, insomma, gli è riuscita anche molto bene. Prima di passare al prossimo servizio, allora vi chiedo a entrambi un pronostico su questa Lazio Calcio 8 che va a giocarsi i playoff, e vi chiedo con quale percentuale magari di vittoria o di, comunque di piazzamento, di superare la prima fase rispetto ad avversari sicuramente più maturi della Lega Calcio 8, quale ad esempio la Ragnatela Pub, che lo scorso anno ha già disputato la Serie A. Presidente? Sono un ottimo organico, hanno secondo me un ottimo allenatore, probabilmente se la giocheranno nel doppio confronto fino alla fine, e penso che comunque magari abbiano anche delle ottime possibilità di passare. È il discorso che facevamo prima, quando non hai nulla da perdere e hai fatto più del dovuto, perché comunque bene o male ti trovi lì per meriti tuoi, però comunque non è nulla da perdere, siamo ai playoff, insomma una matricola che si ritrova ai playoff può essere un'arma in più, possono giocare un po' più liberi di testa, e in partite dove ti giochi un passaggio del turno secondo me sono aspetti fondamentali. Vedremo, abbiamo parlato della Ragnatela Pub, allora andiamo a vedere cosa ha fatto settimana scorsa nel match contro la Steaua 2005, e vi annuncio che c'è davvero una gradita sorpresa per quanto riguarda la Ragnatela Pub, tra poco. Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto che vi giunge dalla Stella Azzurra. Giornata di verdetti questa sera, 24esima giornata di regular season, si affrontano il Ragnatela Pub e la Steaua 2005. Tra i propri effettivi, attenzione ora al pallone giocato dallo Steaua, c'è la conclusione, il gol dello Steaua al primo affondo. Passa la formazione di Moldoveanu con il gran sinistro di Tilinka, uno dei mancini più caldi della Lega, che dalla tre quarti trova l'angolo alla sinistra di Ripani, sbloccando subito il match. Palla sul mancino, scambia con Casali, Lani, il destro, Vladescu in qualche modo, Melchiorre, ancora Vladescu. Attenzione ora a Cardinali, che involontariamente serve Mancas. Attacca lo Steaua allora con l'azione condotta, con una conclusione, c'è il raddoppio ancora dalla distanza, il 2-0 dello Steaua, che è andato con il calciatore in maglia numero 6 Jai a fulminare Ripani con un destro che non sembrava irresistibile,
Lani innesca la ripartenza dello Steaua, 3 contro 2, Bud si accentra, Bud li salta tutti, clamoroso Ripani! Numero 14 dall'altra parte ti linka bene per Bud, che c'è il terzo gol! C'è il terzo gol dello Steaua, un'azione in verticale partita da Tilinka che vede Bud e lo serve con una gran verticalizzazione. Bud riesce quasi sulla linea di fondo a mettere in mezzo un pallone sul quale arriva Mankas. Si riprende a giocare alla Stella Azzurra, ricordiamo il risultato clamoroso, attenzione, della prima frazione. A Tilinka che va sulla sinistra, posizione d'ala, attaccato da un compagno, trova il gol del 4-0 da posizione impossibile. Tilinka, una rasoiata col mancino che incoccia sul palo e termina in rete in fondo al sacco della porta difesa da Ripani. E allora Marinucci va da Santececchi, attenzione, Ganea mette in mezzo il pallone e c'è il quinto gol di Bud. Tutto solo in area di rigore, servito da Ganea su un pallone perso dal ragnatela. Bud con il piattone riesce a depositare in fondo al sacco il gol del 5-0. Cioè quindi la manita allo Steaua, ancora in attacco, tutto di prima, i calciatori della formazione maglia giallorossa. Ripani, il miracolo, palo, si continua a giocare. Da Ganea riparte lo Steaua con Ganea, l'imbucata centrale per Bud, è solo Bud, mette a terra Ripani, Bud, i numeri di Bud e c'è il gol del 6-0. Ma che gol di Bud, che scherza con la difesa del Ragnatela e dopo aver messo ripetutamente a sedere Ripani in uscita trova il gol del 6-0. Dilaga a questo punto lo Steaua 2005 in contropiede. Anche Placido un paio di metri dietro a sé, va in realtà Placido col destro sul muro, De Pedis ci prova lui e trova il gol del 6-1, il gol della bandiera di De Pedis che con il mancino sulla ribattuta della barriera dello Steaua, ma comunque salva l'onore, va a cardinare col destro, anzi no, De Pedis, il pallone rimane là, attenzione, riparte lo Steaua, c'è la chiusura della difesa della Ragnatela e arriva anche il fischio finale di Tichetti. Finisce così alla Stella Azzurra, dove lo Steaua 2005 travolge il Ragnatela Pub vincendo per 6-1. Sì, noi crediamo fino alla fine, ci abbiamo due partite, una in casa, se non ho sbaglio, con questo leader di questo campionato. Speriamo di poterci fare e poi aspettiamo altri risultati in favore nostro. E torniamo in diretta sperando di aver dato qualche consiglio utile ai ragazzi dello Studio Bonfiglio Immobiliare su questa Steaua. Vi ha impressionato questa partita in positivo della Steaua o la partita negativa della Ragnatela Pub nella quale mancava un giocatore fondamentale come Morezzi? No, Steaua lo conosciamo molto bene, non è sicuramente la prima volta che lo affrontiamo e che comunque lo guardiamo. È una squadra di tutto rispetto che, se non ricordo male, 2 anni fa stavano facendo una finale scudetto contro il Codos Capitollo. Quindi comunque massimo rispetto. Anche loro il primo anno in Serie A sono andati a giocarsi la finale contro il Codos Capitollo. Appunto, come diceva prima Federico Mosca, no? Che comunque non avendo nulla da giocare, nulla che comunque possono essere liberi mentalmente di poterlo giocare, è un playoff. Sicuramente sono più agevolati questo tipo di squadre. Federico, in questa partita ne abbiamo visti di gol, tanti gol, 7, ma anche alcuni di pregevole fattura. Io andrei a commentare subito queste due giocate di Tilinka, le andrei a vedere tutte e due i gol e poi li commentiamo. Il primo è un sinistro dalla distanza un po' sporcato, sul secondo invece di fortuna ce n'è davvero poco. Questo è il gol di Bud, però e evidentemente li commentiamo tutti e due questi qui. Il secondo di Tilinka era sempre dalla distanza, però. Sì, il secondo secondo me è ancora più bello, ma anche il primo, insomma, la preparazione a un gran sinistro, ha fatto davvero un bel gol. E l'ultimo invece di Bud ha scherzato un pochettino con la difesa, magari con lo stato d'animo del Ragnatela che era sotto di 5 gol. Però ha fatto un gran gesto tecnico, inevitabile. Questo di Tilinka per il suo verso e Bud per l'altro. Eccolo qui, questo è il secondo. Eccolo qui, dalla lunghissima distanza. Sì, davvero. Anche... 3 bei gol, davvero.
Presidente, tra i tre gol quale voterebbe? Poi la gol parete la vediamo sicuramente più tardi. È una bella scelta, perché sia il secondo di Linca che quello di Bad, per l'esecuzione, per la freddezza, ha messo tre giocatori a terra. Però per come piace a me il gioco del calcio, credo quello di Linca. E noi intanto ci spostiamo, torniamo al C10 per tornare dalla linea al nostro Michele Galella, perché è pronto per le interviste a margine del match tra il Checco dello Scapigolo e la Steaua. A te Michele. Sì, la partita è appena terminata, non c'è stata la reazione dello Steaua 2005, o meglio, è stato bravo il Checco dello Scapigolo a chiudergli ogni varco. Ci ha raggiunto qui al termine della partita il mister Ciro Bardelloni. Buonasera a tutti. Allora, mister, complimenti per la vittoria, e ovviamente adesso siete in testa alla classifica, complice anche il pareggio del Super Ciccio. Vi giocate tutto in questa autentica finale con loro, con però ovviamente i favori del pronostico e della classifica. Come si sente per questa partita? È una partita come le altre, è una partita che già abbiamo affrontato all'andata, abbiamo pareggiato e... hanno pareggiato agli ultimi minuti, però logicamente la giocheremo sempre cercando di essere al massimo. Oggi eravamo molto rimaneggiati per via dell'orario e per la distanza, perché l'orario insomma di martedì a 9:30 al campo abbastanza distante da dove ci alleniamo e da dove siamo era un po' arduo arrivare. Poi ci è venuto a mancare il portiere, abbiamo preso Olivieri che ci ha dato una mano, è andata bene, però abbiamo giocato veramente bene. Mister Ciro, noi in studio abbiamo i ragazzi dello studio Bonfiglio Immobiliare, ai quali involontariamente ha fatto un bel regalo, perché la prossima gara loro l'affronteranno contro la Steaua 2005, che sicuramente avrà meno motivazioni. Questa Steaua come l'ha vista in questa stagione, comunque altalenante, con loro con i quali lei si è giocato una finale scudetto 2 anni fa? Vabbè, ma cioè, la finale che abbiamo giocato 2 anni fa è stata una partita a sé. Loro erano molto inesperti, oggi sono un po' più preparati, oggi siamo veramente, abbiamo giocato veramente bene, abbiamo fatto il 3-0 al primo tempo, però non è che loro avessero demeritato. Il problema è che quando giochiamo bene, siamo così bene in campo, messi bene in campo, è difficile per gli altri. Certo, se c'era capitato così pure con Sergio Bonfiglio era più facile. Ricordiamo la sconfitta clamorosa. Tra l'altro in studio c'è anche Federico Mosca, che le ha segnato quel gol, credo che ricorderà anche lei, praticamente dalla difesa. Non so se Federico vuole lanciare un saluto, quanto no, mister, Bardelloni. Un abbraccio al mister che ci conosciamo. È bravo, rinvia bene. Eccolo qui, noi intanto lo guardiamo in sovraimpressione, il gol di Federico Mosca. Abbiamo scherzato subito dopo la fine della partita, insomma, sia col mister che col presidente, insomma, ci conosciamo. Abbiamo anche una passione in comune, quindi abbiamo scherzato alla fine della partita, insomma. Ho detto che dopo questo gol posso anche smettere, mister. Giusto, no? Vabbè, no, perché no, smette no. Finché si diverte in campo bisogna giocare. E allora grazie a Ciro Bardelloni. Io, Michele, se non hai altri ospiti, ci rimandiamo, insomma, agli aggiornamenti. Ci ha raggiunto... Prego, vai Michele, vai. Cogliamo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Ciro Bardelloni e alla sua squadra. Crepi sempre l'Aquila. Allora, se vuoi saluti di Ciro Bardelloni. Michele, ti chiedo se hai altri ospiti lì con te. Con noi ci ha raggiunto anche lui qui al termine del match. Un secondo, che dobbiamo allontanarci dal terreno di gioco perché stanno per scendere in campo anche le altre due formazioni. Prego, signor Testa. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, come dicevamo in studio con noi ci sono anche i ragazzi dello studio Bonfiglio Immobiliare. Complimenti per la vittoria, come arriva ormai la sua squadra, che con lo Scapigolo, a questo scontro decisivo ormai con il Super Ciccio, e soprattutto se si aspettava di giocarsi la vittoria della regular season con una matricola? Beh, sinceramente sì, perché a parte quando l'anno scorso hanno vinto la finale di Al Flaminio me l'avevano promesso, quindi ero preparato a questo. Siccome avevano festeggiato da me, poi oltretutto al ristorante mio, quindi me l'avevano già avvisato. Quindi comunque vada, sarà felice o per la sua vittoria o perché vincendo il Super Ciccio verrà festeggiata da lei? Penso no, sono più contento se non vengo, sinceramente. No, comunque, a parte loro sono una squadra molto molto forte, sono molto rinnovati,
fisicamente stanno bene, tecnicamente anche. Sarà, spero, una bella partita. Noi vogliamo vincere perché sono 3 anni di seguito che vinciamo, quindi vogliamo riprovarci, insomma. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta, anche perché noi penso che abbiamo 2 risultati, no? Esattamente, perché siete in vantaggio dal punto di vista della classifica. Grazie Presidente Testa. Noi anche ovviamente per la differenza reti, quindi a parte che se pareggiavamo stasera stavamo pure in vantaggio con la differenza reti, quindi i calcoli li avevamo fatti già, perché sapevamo che stasera era una partita molto difficile. Loro sono una squadra, loro sono veramente una squadra, sono una squadra che si danno una mano, si aiutano parecchio, ci hanno messo in difficoltà, però questa sera eravamo ben messi in campo, abbiamo fatto delle giocate superlative, era molto difficile batterci stasera. Soprattutto quando Checco Scavicollo sente, fiuta l'odore di risultati importanti e di traguardi importanti, torna a giocare grandissimo calcio 8. Grazie Presidente Testa, noi ovviamente l'aspettiamo per commentare insieme i playoff e intanto le faccio in bocca al lupo al suo Checco dello Scavicollo. Crepi sempre l'Aquila, arrivederci. E io ringrazio anche Michele Galella per l'ottimo lavoro svolto anche quest'oggi in diretta dal C10. Noi con Michele ci sentiamo ovviamente per la settimana prossima. Noi torniamo in studio, se non altro per lanciare il prossimo servizio che è riferito alla gara tra il Mr. Jeff e l'Eurobet, e poi torniamo tra pochissimo per commentare insieme tutte le immagini di questa partita. Tra poco. Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio 8, un cordiale saluto vi giunge da Ostia, dalla Longarina, dove per la 24esima giornata della regular season si affrontano questa sera il Mr. Jeff e l'Eurobet del presidente Cencetti. Attenzione, Scarsella va a posizionare la barriera quando siamo giunti ancora al secondo minuto di gioco. Caforio con il destro, rimpallato, il pallone rimane là, Polloni non riesce a difenderlo, poi termina a terra, c'è un calcio di rigore per l'Eurobet, è terminato a terra sugli sviluppi dell'azione offensiva un calciatore della formazione in maglia rosa-nero. Caforio contro Scarsella, va Caforio al destro, 1-0 dell'Eurobet, quando siamo al terzo minuto di gioco, è il piccolo numero 10 della formazione maglia rosa-nero che spiazza Scarsella e deposita in rete il gol del vantaggio. Peretti per Cesaroni, Donetto anticipato dall'ottimo Caforio, c'è il rimpallo però che non favorisce l'Eurobet e poi si immola da Stolfo sulla conclusione, c'è parsa di Cesaroni. Attenzione ancora però il mancino di Donetto, 1-1 del Mr. Jeff, scampato in un primo momento il pericolo da parte dell'Eurobet, nulla può accaperchi sul tentativo di Donetto che riconquista palla sulla tre quarti campo offensiva, prende la mira e scarica un mancino che si insacca alla sinistra dell'estremo difensore dell'Eurobet. Un compagno poi è Simone, attenzione, attaccato da 3 calciatori del Mr. Jeff, riesce a giocare sulla rosa, palla sul destro, la rosa torna da Caforio e prende la mira, prova il destro Caforio, alto di poco, la lascia un compagno Donetto che cerca lo sfondamento, non gli riesce, attenzione, c'è un intervento a piedi uniti di D'Astolfo su Donetto, si avvicina il direttore di gara nei confronti del calciatore in maglia numero 2 dell'Eurobet, viene estratto un cartellino giallo, va Donetto col mancino e forse trova anche D'Avello, attenzione, 2 volte la sfera che semplicemente termina in fallo laterale, ancora però l'Eurobet con Caforio, palla sul mancino, attenzione Caforio, la conclusione, il miracolo di Scarsella che devia in calcio d'angolo. E su questa conclusione di Caforio il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. Finisce quindi 1-1 tra Mr. Jeff ed Eurobet. Tratto comune di molte vostre partite qui alla Longarina è una partenza d'handicap, poi una gran partita che molto spesso vi porta a ribaltare il risultato. Sì, in effetti questo è, diciamo, il nostro un po' da parte tallone d'Achille, ma dall'altra parte punto di forza, giocare in casa. Oggi non abbiamo potuto sfruttare, ripeto, la nostra tattica, la ripartenza veloce, anche perché come avete notato oggi avevamo Max Donetto tornato da un lungo infortunio, forse ci siamo troppo appoggiati su di lui, quando invece dovevamo dargli noi la mano perché tornava da un recupero, forse questa è stata un po' la nostra colpa. I playoff manca ancora tanto per dire che ci siamo dentro, però se riusciremo comunque a entrare sono convinto che con la rosa al completo potremo dire la nostra. Se penso che alla fine meritavamo i 3 punti, quindi secondo me il risultato non è giusto, però lo accettiamo, purtroppo quest'anno sta andando così. Quest'anno, soprattutto il giro di ritorno, quest'ultima partita ci sta dicendo veramente male.
Speriamo di riuscire ancora a centrare la salvezza automatica comunque, perché la squadra c'è. E dunque un pareggio tra Mr. Jeff e De Robert, che in fin dei conti non giova a nessuno dei due, perché il Mr. Jeff dovrà giocarsi fino all'ultima giornata l'accesso ai playoff tanto sperati, dovrà farlo probabilmente senza Max Tonetto, che in questa settimana è uscito malconcio dall'ultimo match. Abbiamo visto un pareggio 1-1 tra queste due squadre. E la domanda è, e lo faccio lasciandovi con questa clip che è stata preparata dai ragazzi dell'Eurobet, se per preparare questa clip magari i ragazzi del presidente Cencetti si sono stancati oltremodo e sono arrivati un po' stanchi a questo appuntamento. Andiamo a vedere questa clip. Con lo terrorista! E allora l'avete vista, è la moda dell'Harlem Shake che è contagiosa, è arrivata anche nella Lega Calcio 8. Presidente, è arrivata anche nel vostro dispogliatoio? No, nel nostro ancora non è arrivata, ma vediamo magari se dopo una salvezza arriverà. Federico, aspettiamo la salvezza o cerchiamo di evitare? No, aspettiamo la salvezza, però voto 10 per i ragazzi dell'Eurobet, è straordinario. Voto 10 addirittura? Dai, allora... Sì, è simpatico. Apriamo la contesa, perché come detto questo è un video che è virale, si sta propagando anche nella Lega Calcio 8, e andiamo a vedere sulle immagini. Intanto questo dovrebbe essere il mental coach dell'Eurobet, che è tutto ha dire. Pensato più al mental che al fisico, però acuta osservazione di Federico Mosca. Sta molto meglio invece fisicamente da Stolfo, che è il ragazzo con la scritta e il papillon, mentre invece il presidente Cencetti si limita nei movimenti, forse perché era infortunato. Sì, aveva un camice, magari era il medico. Già sapeva che doveva recuperare l'infortunio. Vabbè, doveva mantenere lo stato di presidente, no? Quindi, presidente allenatore. Come dicevo, possiamo aprire questa diatriba perché c'è un altro video virale, questa volta riguarda i ragazzi della Ragna della Pub. Andiamo a vedere cosa hanno combinato loro. Con lo terrorista! Federico, beh, rimango nella prima idea. Robert, secondo me ha vinto Robert, però insomma sono simpatici anche i ragazzi del Ragnatela che hanno fatto una cosa tra l'altro divertente. Abbiamo visto Morezzi che orchestrava da regista anche il video, è proprio un regista, è proprio tutto regista nato. Presidente, consentire ai ragazzi di fare un balletto del genere, soprattutto Federico Mosca, come lo farà vestire? Ah, questa è una scelta loro, io su questa cosa non ci voglio mettere assolutamente bocca. Ma lei potrebbe partecipare? Beh, abbiamo visto che sono lì da uomo mascherato, è lei che inizierà alla mental coach. questa è aperta ormai la sfida tra queste due squadre. Eccolo qui ancora una volta, lo vediamo. Beh, ragazzi, un applauso a Robert e i ragazzi di Ragna della Papua, perché insomma. Tra l'altro c'è anche un ragazzo che tenta di nuotare, credo sia Cardinali sopra la no, mi preoccupa la specie di anziano pelato sulla parte destra del teleschermo che è immobile. Che dire, le immagini parlano da sole. Io temo che questa moda possa arrivare anche qui nei studi Terzo Tempo. Noi proseguiamo intanto con la puntata, cercando di restare seri, perché è il momento di vedere le immagini relative all'ultimo contributo delle partite di questa settimana, ovvero la partita tra il Professione Casa e gli Hammers, e poi torniamo con tutte le nostre ultime rubriche, con le partite della prossima settimana e soprattutto con la Gol Parade tra poco. Buonasera a tutti dallo Sport City.
Professione casa che si gioca tutto, all in per lei contro gli Hammers, rischia tantissimo, rischia la retrocessione diretta. Hammers con Bettinelli, uno dei migliori attaccanti, ed è proprio lui in avanti che trova lo spazio. In avanti ancora Hammers, Bettinelli subito per Peleggi e c'è il gol. Davvero opportunista di Peleggi. Professione casa che va sotto. Sempre Gambetti sulla destra, prova a trovare lo spazio ed uscire fuori. Ancora Gambetti che di forza prova la rasoiata. Sempre Gambetti sulla destra, prova a trovare lo spazio ed uscire fuori. Ancora Gambetti che di forza prova la rasoiata. Olivieri se ne va ottimamente al centro, la sforbiciata, sfortunato, grandissima questa acrobazia. Per quanto riguarda la sua marcatura, Peleggi guadagna metri, ma Bettinelli serve proprio Peleggi che forse esagera, ma poi arriva Severini da grande opportunista e con il tacco la butta dentro, ma forse è un po' troppa sufficienza della retroguardia della professione casa. Marco. C'è il gol improvviso che sorprende tutti ed è proprio Bettinelli, tutti fermi ragazzi, è professione casa, Bettinelli ne approfitta sorprendendo tutti, non ci aspettavamo un tiro, neanche noi. Vuoto, serve Severini sulla destra, in affanno il professione casa, Severini, bellissima la progressione, palla al centro, la rovesciata e c'è il gol! Incredibile, la ciliegina sulla torta di una prestazione eccellente da parte di Peleggi che sta dando dimostrazione di una tecnica superba e arriva la rovesciata, gol spettacolare che finirà in bacheca. Fatta di difficoltà di una squadra che non riuscì a trovare l'alchimia giusta, la Pistone trova lo spunto giusto e accorciano le distanze i ragazzi del professione casa che ancora sono in gioco, c'è ancora tanto da giocare. Altri 25 minuti per il professione casa, per sperare nell'impresa. A proteggere la porta di Pomponi, Bettinelli può dar vita a un buon contropiede, Fabiani scatta sulla sinistra, provano a coprire Fabiani, prova il tiro improvviso. Testa appoggia su verso Pistone, ma interviene Fabiani, che sembra essere rinato in questo secondo tempo, è proprio lui, Fabiani, il sinistro e punisce. Game over per il professione casa. Il 5-1 sembra davvero troppo a questo punto. Ferrante trova lo spazio buono, può concludere il sinistro alto. Avanti Bettinelli per la conclusione da fuori e c'è il gol, Bettinelli 6-1. Piove sul bagnato con questo gol. E Fabiani ruba il pallone, va da solo, vede Bettinelli, lo serve, Bettinelli, 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 prova a superare Zottola e viene assegnato il rigore, forse non c'era, se non c'era bisogno di darlo. Parata! Finisce qui il match e finiscono anche i giochi per il professione casa che chiude nel peggior modo possibile 6-1. Siamo contenti per questa prestazione di oggi e ci proviamo tutte le volte a fare buone prestazioni, ma oggi sicuramente abbiamo espresso un buon gioco. Il gol per un mediano come me, un incontrista, è sempre una bella sensazione perché non ne faccio molti, però l'importante è vincere e salvarci. Il commento è presto fatto, è mancanza di attributi da parte dei nostri giocatori che non si sono impegnati al massimo purtroppo e non so se dipende da classifica o da cosa, però purtroppo i dati dicono questo, i fatti dicono questo, senza attributi non si va da nessuna parte. Confermo quanto ha detto mister Filipponi, purtroppo quest'anno abbiamo collezionato una serie di figurine e come figurine intendo dei giocatori che si sono dimostrati quanto scarsi dentro, tanto fuori dal campo.
ripartiremo con gente che ha più voglia. Noi la faccia ce la mettiamo sempre, io, Marco Filipponi, Sandro Cecconi, sicuramente non con quelli che avete visto stasera, ecco. Adesso bisogna vedere quanti salvarne, perché si rischierebbe di buttare tutto. Qualcosa da salvare c'è. Cercheremo poi di allestire una squadra competitiva per risalire subito in Serie A, che è la serie che ci compete. Amara, amarissima la considerazione del presidente Forgione, che dice addio dopo tanti anni alla Serie A. È anche durissimo nei confronti di alcuni giocatori, addirittura definiti figurine, se non addirittura figuranti. Ci lascia una squadra importante della Lega Calcio 8, che riparte però dal suo allenatore Filipponi, che ha avuto un anno difficile, perché parte con l'Eurobet, viene mandato via, allontanato perché i risultati non arrivavano, e trova questa retrocessione amara con il professore Casa. È una storia un po' particolare quella degli allenatori. Voi siete la seconda squadra in questa stagione che avete esonerato il vostro allenatore a due giornate al termine della regular season. Come mai questa decisione, presidente? Decisione dovuta al fatto che l'allenatore non veniva più ascoltato da quasi tutti i giocatori, non veniva preso in considerazione. Mi sono ritrovato una rivolta all'interno dello spogliatoio, e non potendo cambiare a questo punto della stagione tutta la squadra, 15 giocatori, 20 giocatori, mi sono ritrovato in una situazione di dover tagliare una testa, con grande rammarico. E Federico Mosca guidava questa fronda anti-allenatore? No, è sempre una sconfitta per tutti. A rimetterci, come nel calcio e anche da noi, è l'allenatore, è normale, perché purtroppo però le colpe sono da distribuire a tutti. Escluso il presidente, perché è qui. Ovviamente, perché qui e perché porta ovviamente la squadra a questi risultati. Noi passiamo a immagini più liete sicuramente, ovvero quelle della Gol Parade, e poi torniamo in diretta per commentarle insieme ai nostri ospiti. La mette giù con qualche difficoltà, poi Parroni deve girarsi con qualche disimpegno di troppo, ancora Parroni, serie di numeri, è un gol eccezionale di Parroni, fa tutto da solo, quando sembrava aver perso il pallone la coordinazione tira fuori questo sinistro perfetto che colpisce il palo e si deposita alle spalle di Daniele Gabriele per la terza volta. Vuoto, serve Severini sulla destra, in affanno il professore Casa, Severini, bellissima la progressione, palla al centro, la rovesciata e c'è il gol! Incredibile! La ciliegina sulla torta di una prestazione eccellente da parte di Peleggi, che sta dando dimostrazione di una tecnica superba, e arriva la rovesciata, gol spettacolare che finirà in bacheca. Mazzesi. Ancora Mazzesi, pensa al tiro, lo prova ed è un grandissimo gol! Grandissimo gol di Mazzesi! Da 3 minuti in campo si è coordinato pur cadendo e ha spedito la palla all'angolino. Grandissimo gol, tanto per cambiare di Mazzesi. Super Ciccio torna di nuovo in vantaggio. Ah, accanto a sé anche Bozzetto, che potrebbe ricevere il pallone. Rizzo alza un pallone deviato, salva su linea il calcio video e c'è il raddoppio e rovesciata della Lazio con Crisafulli, che si coordina magistralmente sulla ribattuta sulla linea della difesa del calcio video, che si coordina andando a eseguire una spettacolare rovesciata che quindi vale il 2-0 della Lazio. Da Ganea riparte lo Steaua con Ganea, l'imbucata centrale per Bud, è solo Bud, mette a terra, ripari Bud, i numeri di Bud e c'è il gol del 6-0. Ma che gol di Bud, che scherza con la difesa del Ragnatela, e dopo aver messo ripetutamente a sedere Ripani in uscita trova il gol del 6-0. Dilaga a questo punto lo Steaua 2005 in contropiede. E allora torniamo in diretta grazie alla sintesi dei gol più belli della settimana della Lega Calcio 8. Io chiedo allora, rispettivamente, prima al presidente e poi a Federico, di votare il gol che preferite. Io voto Mazzesi. Mazzesi, il gol dalla distanza è caduta. Federico? Io Peleggi e anche Crisafulli, perché la rovesciata è sempre stata qualcosa che mi è mancata. Non ho mai fatto gol in rovesciata. Eccolo qui, quello di Mazzesi, a breve arriveranno. Quindi Peleggi anche... secondo me. Peleggi e Crisafulli. Peleggi e non Crisafulli, allora. Eccolo che arriverà Peleggi, tra pochissimo, insomma, anche in... grande gesto tecnico. Eccolo qui, la progressione sulla...
sulla destra, come ci ricordava il nostro telecronista in sede di telecronaca, la rovesciata, anche se c'è un pizzico di tocco con lo stinco. Io invece vi dico che voto il gol di Bud, perché secondo me è più cercato, insomma, ci mette davvero, davvero del suo per fare questa rete. Eccola qui, anche se poi ha un peso specifico un po' minore, visto che la partita era ampiamente a vantaggio dei ragazzi della Steaua 2005. Noi siamo in chiusura di questa puntata, andiamo a vedere, prima di salutarvi, il calendario delle partite di questa settimana in corso, che arriva subito in sovraimpressione. Eccola qui le gare che già si sono disputate tra Hammers e Mr. Jeff, Robetta FC8, Global Service Ambiente, Studio Bonfiglio Immobiliare. Non vi svegliamo nulla, vi rimandiamo alla settimana prossima per sapere come sono andate a finire, così come già giocata Super Ciccio Ragna della Pub. Questa sera, come detto, Steaua 2005 e Checco dello Scapicollo chiuderanno la settimana a Pizza Boom, Lazio Calcio 8 e calciovideo.com Professione Casa. Devo dire per oggi è davvero tutto, io ringrazio i miei ospiti in ordine, il presidente Simone Bonfiglio. Grazie a te Marco, grazie a tutti. Il capitano Federico Musca, e vi auguro a entrambi di finire alla grandissima questa stagione, di restare casomai eventualmente in Serie A, di commentare questa salvezza insieme sempre qui su Terzo Tempo. Speriamo, grazie a te Marco. Ringrazio come sempre la Funnel Media Service che ci ha coadiuvato nel corso di questa puntata. Per oggi è davvero tutto, vi rimando a settimana prossima sempre qui, sempre su Terzo Tempo. E vi lascio, mi suggeriscono dalla regia, stavo per dimenticare, con di nuovo le due clip con l'Harlem Shake, sia della Ragna della Pub che della Robette, che sicuramente ci regalano un ulteriore sorriso per questa settimana. Alla settimana prossima! Con lo terrorista! Harlem Shake. Harlem Shake.